Ciao a tutti, questo video per rispondere alla domanda all'amante. Tutti possono partecipare, chi fosse interessato a ottenere un responso su questa domanda. Per cui dovete semplicemente seguire le istruzioni. Eh, mescolo, taglio, giro. Allora, ora scelgo una carta. Cioè quattro carte casualmente dal mazzo: una, due, tre e quattro. Allora, che dovete fare? Dovete pensare alla persona in questione, della quale volete sapere se ha un amante o meno cioè se il vostro compagno ha un amante, ad esempio, la vostra compagna se ha un amante, e pensate a questa situazione, prendetevi tutto il tempo, magari stoppate il video e poi scegliete una carta tra l'1, la 2, la 3 o la 4. Quindi pensate a questa persona, prendetevi tutto il tempo e poi scegliete una carta tra la 1, la 2, la 3 o la 4. E adesso andiamo a girare le carte chi ha scelto la carta 1 il bagatto è una persona che sta iniziando diciamo probabilmente sta iniziando piano piano a provare qualche interesse per qualcuno non ha ancora un amante la prima carta però c'è diciamo, un'uscita dritta quindi ci sono possibilità l'imperatore seconda carta eh, diciamo che c'è una persona maschile quindi Qua dipende un po' dal, dal tuo sesso. Se sei uomo vuol dire che c'è un antagonista maschile, se sei donna, eh, tu sei donna, vuol dire che il tuo uomo è un uomo molto materialista, però con diciamo, radicato, quindi difficilmente potrebbe avere un amante, <ride> la terza carta è sicuramente avrà un amante. Molto probabilmente, e la quarta carta invece il giudizio positivo. Quindi, una persona che comunque non eh, prenderà rischi, quindi probabilmente non ha un amante. Quindi, in questo caso è molto probabile che ci sia, appunto, secondo quanto dicono i tarocchi, per la scelta numero 3. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!